Questo è un giorno particolare a 40 anni dal terremoto, è un giorno di commozione in cui ricordiamo le vittime, ricordiamo il grande dolore, non si può cancellare il ricordo delle distruzioni, delle devastazioni del terremoto, è un giorno in cui si esprime riconoscenza ai soccorritori. Sono qui alcuni e vi sono quelli che oggi continuano il loro lavoro nell'esercito, nei vigili del fuoco, tra i volontari. Vanno ringraziati e vanno ringraziati tutti i friulani che si sono impegnati con determinazione, con coraggio, con grande dignità nella ricostruzione. E questa è una cosa che vorrei richiamare perché in quei giorni e nei successivi mesi a tutta Italia è stato chiaro che la determinazione, la capacità di affrontare in maniera concreta e seria i problemi gravi della ricostruzione, messi anche a rischio dal secondo terremoto, sono stati frutto della cultura e della mentalità dei friulani. È stata una grande testimonianza. E certo, intorno ai friulani sono stretti tutti gli italiani, sono stretti tanti da tanti paesi, come il sindaco ha appena ricordato, da tanti paesi stranieri, anche perché in tanti paesi vi è una presenza di friulani nei Folklore Furlans che sono sparsi per il mondo, vi è stata una presenza dello Stato, qui testimoniata ancora da Giuseppe Zamberletti, vi sono stati tanti contributi, ma quello realmente protagonista è stato quello dei friulani, come cittadini, come comuni, come regione. Un impegno che ha consentito di riportare poi Venzone, come Gemona, dove sono stato poc'anzi, come tutti i comuni colpiti nelle condizioni in cui si trovavano prima. È stata una grande opera di ricostruzione. La mia presenza qui si collega alla vicinanza che allora lo Stato ha assicurato ai friulani, ma vuole esprimere soprattutto l'apprezzamento, l'ammirazione e la riconoscenza di tutto il Paese per quel che è stato fatto qui. Un augurio molto grande. Arrivediosi.